È un mio impegno per la campagna, non solo per la campagna elettorale. È arrivato il momento di mettere mano a questo balzello odioso che grava sulle spalle di 300.000 campani che ogni giorno attraversano la tangenziale, pagano una tariffa che non è commisurata al percorso, sia che percorrano un chilometro, sia che ne percorrano 20, ed è un pedaggio che non ha più ragion d'essere, oltre a determinare un aggravio dal punto di vista ambientale, perché si creano ingorghi ai caselli e quindi tanti gas di scarico che si mettono nell'aria. Ci sono documenti della Corte dei Conti, documenti dell'ANAC, una determinazione del Parlamento europeo che vanno nella direzione dell'azzeramento del pedaggio, della revisione della concessione autostradale. C'è un rapporto dell'ANAC che parla di manutenzioni, diciamo investimenti in manutenzioni inferiori a quelle previste nel piano economico finanziario. Grazie a questo governo Autostrade per l'Italia tornerà sotto il controllo pubblico e quindi Tangenziale, che è interamente partecipata da Autostrade per l'Italia, tornerà sotto il controllo pubblico, quindi decide il governo e io spingerò e mi aspetto da questo governo che si cancelli il pedaggio certamente sulle tratte urbane della tangenziale e che si riveda questa concessione che oggi ha totale vantaggio del privato, perché invece vada nella direzione di tutelare un bene pubblico essenziale qual è la nostra rete autostradale, qual è anche la tangenziale di Napoli.